Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, come avete già potuto leggere dal titolo, anche quest'anno si ritorna a parlare della futura generazione Pokémon, ambientata nel nostro bel paese italiano. Nonostante Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto siano usciti poco più di un mese fa, in molti hanno iniziato ad avanzare l'idea che l'avventura che vivremo con la decima generazione Pokémon si terrà in una regione che trae ispirazione proprio dall'Italia. Quest'idea però non è campata per aria, ma si basa su un possibile indizio che la casa produttrice targata Game Freak si avrebbe lasciato all'interno di Pokémon Scarlatto e Violetto. Da molti anni a questa parte, Game Freak ha deciso di lasciare nei giochi Pokémon sviluppati in precedenza alcuni indizi che avrebbero poi aperto la strada verso i capitoli successivi della serie. Tanto per citare un esempio piuttosto recente, in Pokémon Spada e Scudo, all'interno di uno degli hotel presenti a Chichester, vi è attaccata alle pareti una carta da parati che raffigura l'arancia e l'uva, simboli che rappresentano gli ultimi capitoli usciti. In ogni caso, prima di passare al tema centrale di questo video, io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale YouTube, a lasciare un mi piace al video e ad attivare la campanella delle notifiche, in modo tale da non perdervi i miei prossimi video. In Pokémon Scarlatto e Violetto, come ho già detto prima, sembrano esserci dei rimandi alla regione in cui saranno ambientati i giochi di decima generazione. Proprio all'interno della nostra casa, situata ad Osilla, non appena si scendono le scale per passare al piano terra, è presente un quadro intitolato Città di Giorno, con una piccola descrizione annessa, una bella città di un paese straniero, o regione differente se si gioca in lingua inglese. Quel che salta subito all'occhio sono ovviamente le casette bianche posizionate ai lati del quadro, sulle quali corrono cespugli fioriti e piante rampicanti. Tra l'altro la città è ritratta in pieno giorno. Secondo vari rumor che stanno circolando recentemente, la città raffigurata sarebbe Ostuni, la famosa città bianca, e quindi un chiaro rimando all'Italia che forse potremo ritrovare nei prossimi giochi Pokémon. In ogni caso sono diverse le città bianche presenti in Italia, specialmente al sud, dove oltre ad Ostuni abbiamo Alberobello, Cisternino, Molfetta, Siracusa e Matera. Quindi che sia finalmente giunto il nostro turno? Già con Scarlatto e Violetto abbiamo sognato di poter avere un capitolo dei videogiochi Pokémon ambientato nel nostro paese, ma invece è toccato alla Spagna. Ci tengo a precisare però che anche le città greche si caratterizzano per i toni chiari delle loro abitazioni, e un esempio lo è Santorini, anch'essa disseminata di casette bianche dai tetti a cupola di colore blu, che però non sembrano essere visibili nel quadro in questione. In ogni caso, l'immagine del quadro sembra raffigurare proprio un'ambientazione tipica delle città del Mediterraneo, per cui possiamo considerare questo rumor come un primo indizio che ci porta a pensare che la prossima regione Pokémon potrebbe trarre ispirazione proprio dall'Italia. Sicuramente già dai primi mesi del 2023 inizieranno a girare altri indizi e rumor che riguarderanno la decima generazione Pokémon, quindi non ci resta altro da fare se non aspettare che questi ultimi arrivino, e come sempre ve ne parlerò in video futuri. Ma detto questo, voi cosa ne pensate? È possibile finalmente che i prossimi giochi Pokémon siano ambientati nel nostro paese italiano? Secondo me c'è una piccola possibilità che ciò accada. Come sempre io vi ringrazio per aver guardato tutto il video fino alla fine. Io vi aspetto ad un prossimo appuntamento. Un saluto e alla prossima!